Ragazze, buongiorno. Allora, noi siamo stati a passeggiare a Gino Samarina e lì abbiamo trovato qualche giostrina. Denise ha giocato con i bimbi che lei intrattiene sempre. Oramai è spedita, non la ferma più nessuno. E niente, quindi noi abbiamo trascorso un sabato sera tranquillo, rilassante, però il giorno dopo sono stata a casa vecchia dove abbiamo abitato fino al 2017 a prendere tutti i peluche di Morena, però adesso li laverò e li metterò a Denise. Qui ci sono le mie fidate macchine da cucire che mi mancano da morire, però a casa nuova non so dove mettermele, quindi le tengo lì. Quando mi servono vado a casa vecchia e niente, le faccio un paio di lavaggi in lavatrice. Li posso fare anche a mano, sì, però non vengono disinfettati bene come in lavatrice, obiettivamente. Poi sono tanti anni che stanno così, quindi vanno lavati per bene. Quindi con il mio fidato Dixon, stavolta sto usando la morbidente felce azzurra, faccio partire un lavaggio delicato. Dopodiché, ragazzi, ho trovato Alba, sapone Alba multiuso. L'ho trovato e non provato perché lo volevo provare insieme a voi. Quindi io ho fatto qualche prova sul tavolo, sulla penisola, sul piano cottura, sul lavello e vi posso garantire che il risultato mi è piaciuto tanto. Il profumo anche, mi dicono dalla regia che è buonissimo. Io mi sono trovata benissimo, costa 1,60 euro dai cinesi. Adesso non so, forse è nuovo e costa così, non vi so dire. E niente ragazzi, Denise ancora dorme, non vi fate ingannare dall'orario che c'è sul monitor, ormai è prestissimo, mi sono alzata presto e quindi mi godo un altro caffè, il secondo caffè della mattinata fuori in veranda e si sta benissimo perché ancora arriva l'arietta fresca della notte e quindi ancora ci possiamo godere quel venticello fresco. E niente, a questo punto vado a stendere la prima lavatrice dei peluche e non farò nient'altro, ragazze. Oggi non posso fare niente, a parte che è domenica, quindi non voglio fare niente. Seconda cosa, mio marito e mio fratello hanno deciso di iniziare, non di iniziare, di continuare il bagno in camera, che è stato lasciato un po' in stand-by, ma tanto non andiamo di fretta perché il bagno ce l'abbiamo. E quindi oggi, come vi dicevo, non farò pulizie, ma mi dedicherò solo alla cucina. Ho fatto semplicemente un sugo veloce con il macinato e al Qui Discount ho comprato un pacco di orecchiette fresche e le prendo spesso veramente. Queste cuocio in 5-6 minuti quando non si può fare la pasta fatta in casa è un'ottima alternativa. Dopodiché, ragazze, oggi mi girava così, volevo fare una mise en place diversa, semplice, senza troppi fronzoli, come piace a me, semplice. E io ho tanti servizi di piatti, bicchieri, però ragazze non so perché gira e rigira mi ritrovo sempre a prendere questo nero che è il mio preferito. Però voglio la prossima volta. Io ho un altro servizio di piatti bellissimo grigio a forma di fiore. Il piatto invece di essere rotondo ha proprio la forma della margherita ed è bellissimo. La voglio fare insieme a voi. Dopodiché, Morena ha fatto il salame di cioccolato. Vi lascio la ricetta nell'info. E quindi ci mangiamo questo buon piatto di orecchiette al sugo di macinato, il dolce di Morena e ci godiamo questa domenica in famiglia. Io vi auguro una buona giornata e lasciatemi tanti commenti e pollici in su. Ciao!